penso che ci sia una sintesi forte. Noi abbiamo un governo eletto tramite ovviamente un'indicazione ben chiara prima delle urne. Dal 2008 credo che non ci sia una coerenza così netta, sempre che il presidente Mattarella decida liberamente di dare l'incarico a chi è arrivato primo all'interno di questo quadro elettorale. E dopodiché ci sarà un livello di analisi delle competenze, perché è quello più giusto, competenze che possono emergere tra uomini che sono e donne che si sono candidati in queste elezioni, oppure da corpi intermedi, da persone che hanno grandi capacità. Noi dobbiamo affrontare le problematiche degli italiani, dobbiamo mettere in campo la squadra migliore per farlo. È il Ministero dell'Economia la casella più scottante da questo punto di vista, visto che le esigenze sono quelle, no? È una casella fondamentale, è evidente. Io penso che si inizia dal Presidente del Consiglio e poi a scendere ci sono ministeri strategici, quello è sicuramente un ministero strategico, non è l'unico. Potrebbe andare alla